Un caro saluto. Oggi voglio mostrarvi la falsificazione e la beffa che fa la NASA e che mai, mai andranno sulla Luna. L'articolo, dice la NASA, annulla la prima missione di robot sulla Luna. E ne vedrete molti altri di questi articoli in futuro. La NASA eliminerà e posticiperà sempre le sue missioni per la Luna perché vogliono che vi focalizziate su qualcosa che non possiamo vedere. Oggigiorno, se costruissimo un razzo che va sulla Luna, potremmo vedere che sono andati sulla Luna, ma loro non vogliono questo. Non vogliono che sappiamo che non sono in grado di andare sulla Luna. E voglio mostrarvelo. Con grande delusione per la comunità di scienziati lunari, l'Agenzia Spaziale Statunitense, meglio dire l'armigera Agenzia Spaziale, ha annullato la prima missione robotica mai effettuata sulla Luna, dove avrebbe dovuto cercare materiali come idrogeno, ossigeno e acqua nei poli lunari. Secondo il rapporto su The Verge di venerdì, la NASA ha staccato la spina su Resource Prospector, che mirava ad essere la prima spedizione mineraria su un altro mondo. Non ci sono altre missioni NASA pianificate per andare sulla superficie della Luna, ha detto il fisico presso l'Università della Florida Centrale, che fa parte del team per il Resource Prospector. Basandosi sui risultati delle missioni del Lunar Crater Observation and Sensing Satellite e Lunar Reconnaissance Orbiter, che hanno confermato l'esistenza di acqua sulla Luna, Resource Prospector è stato pianificato di compierle in un passo successivo e raccogliere le risorse. Ora trovare l'acqua sulla Luna è un altro sacco di palle. Non c'è acqua sulla Luna! Vogliono che crediamo questo perché vogliono farci credere nell'esistenza di altre forme di vita fuori dalla nostra Terra. Questo è un programma molto ampio per farci credere che andiamo su altri posti dove non possiamo andare, come Marte. Secondo una precedente dichiarazione della NASA, l'agenzia intendeva lanciare il Resource Prospector negli anni 2020. Dopo un viaggio di 3 giorni dalla Terra alla Luna, il lander si poserà sulla superficie lunare e dispiegherà un rover che trasporta gli strumenti di utilizzo sul luogo delle risorse, mentre il rover percorrerà la superficie lunare utilizzerà gli strumenti di prospezione per cercare l'acqua sotterranea, l'idrogeno e altri gas evanescenti, ha detto l'Agenzia Spaziale Statunitense dopo che Verge ha pubblicato la notizia. La NASA ha rilasciato una dichiarazione affermando che alcuni degli strumenti del Resource Prospector, la missione, sarebbe stata usata in altre missioni che sarebbero sbarcate sulla Luna in seguito. E sentirete parlare di questo abbastanza frequentemente, ossia che quando avranno in programma di inviare qualcosa sulla Luna nel 2020, poi lo rimanderanno per il 2022 o il 2024, se non il 2050. Con più lontano possono rimandare, per loro sarà meglio, perché la generazione che cercano di manipolare per far credere che possiamo andare nello spazio sulla Luna sarà già deceduta e morta prima che salti fuori la verità, e la verità salterà fuori e prevarrà, perché un giorno scopriremo le grandi menzogne e il sacco di feccia che è veramente la NASA. Avranno continuamente missioni su Marte prima del 2020 e vi mostreranno immagini in grafica computerizzata prima del 2020, dove invieranno tutto quello che possono sulla Luna. Ci siamo impegnati nell'esplorazione lunare, gli strumenti del Resource Prospector proseguiranno in una campagna di superficie lunare più vasta, più terre, più scienza, più esplorazione. In una lettera di Brandstein, il Lunar Exploration Analysis Group ha richiesto affinché la missione sia reintegrata e programmata per il lancio del 2022. Ora, la cosa interessante su questo è che Donald Trump ha firmato praticamente una dichiarazione alla NASA dicendo: occhio, noi andremo sulla Luna, inviando nuovamente gli astronauti così da poter portare le risorse dalla Luna alla Terra. Ed è stato firmato e rilasciato, e la NASA continuerà a fallire per andare invece su Marte, perché non possono andare sulla Luna. E questo è molto importante per voi capirlo. Burlano chiunque dicendo: perché dobbiamo andare sulla Luna quando ci siamo già stati? Siamo già stati là. Ma adesso non vogliono tornare, anche se hanno siglato che devono ritornare sulla Luna. Hanno l'equipaggiamento per andare su Marte, ma non possono andare sulla Luna. Vi imbrogliano, si beffano di noi. Questa azione è vista con incredulità e sgomento da parte della nostra comunità. Quindi che cosa andranno a fare? Alla fine la NASA se ne fregherà della comunità scientifica, e quando affermerà di esserlo veramente? Ma non ha affermato di essere altamente scientifica dicendo che possono andare sulla Luna?
E poi scopriamo che la rimandano, non stanno facendo quello che dicono alla gente che faranno, non usano i nostri soldi delle tasse per fare quello che vogliamo che facciano. La comunità scientifica si è alzata dicendo: «Ehi, NASA, lo facciamo noi!» E così hanno iniziato a fregarsene della comunità scientifica. Pertanto scopriamo che si tratta di un manipolo di bugiardi fraudolenti. Secondo la NASA, la raccolta di materiali di consumo del carburante fuori dalla Terra è veramente un passo pionieristico importante per lo spazio. Il Resource Prospector è una prima spedizione che aiuterà la NASA e i suoi partner a capire meglio la qualità e la quantità di acqua e di altri gas volatili sulla Luna, che potrebbero supportare gli esploratori umani sulla superficie lunare. Non c'è acqua sulla Luna, ma fa parte del loro programma. È tutto un sacco di fiabe. Le tecnologie e le capacità operative del Resource Prospector valorizzeranno anche una estensione diretta per cui un giorno potremo raccogliere le risorse su Marte. Ora cerchiamo di capire questo. Come possiamo un giorno raccogliere le risorse su Marte? Un giorno significa andiamo prima sulla Luna, perché il buon senso mi dice che Marte è molto più lontano dalla Luna. Andiamo sulla Luna prima, vediamo cosa possiamo trovare sulla Luna, poi scopriremo cosa succede su Marte. Quindi vogliono andare su Marte, sugli asteroidi o su altri pianeti. La notizia arriva nel momento in cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato la prima direttiva sulla politica spaziale della sua amministrazione, dirigendo formalmente la NASA per inviare gli astronauti sulla Luna e poi su Marte, Cercate di capire, questo è la direttiva sulla politica spaziale, che la NASA invii nuovamente gli astronauti sulla Luna. Non prima su Marte, sulla Luna e poi su Marte. Perché la NASA è subdola. E quello che fanno è di fare esattamente il contrario. Le direttive che firma oggi rifocalizzano il programma americano spaziale, dove sigla un passo importante per far tornare gli astronauti sulla Luna per la prima volta dopo il 1972, per una esplorazione a lungo termine ed usarla. L'ha firmato Trump lo scorso dicembre ed è assolutamente giusto. La cosa triste di questo è che in realtà abbiamo un presidente che si prende cura di farci tornare sulla Luna, di volere le risorse, ma il problema è che in realtà lui ci crede in questo. Questa volta non solo pianteremo la nostra bandiera e lasceremo le nostre impronte, stabiliremo le basi per un'eventuale missione su Marte e forse un giorno verso molti altri mondi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Sono veramente fiero di avere un presidente così ottimista riguardo a questo, ma la NASA sa solo prendere i nostri soldi e passarci delle palle. Questo è quello che fa la NASA. Ora voglio mostrarvi questo articolo che è stato postato solo una settimana più tardi dopo che la NASA ha cancellato la sua missione sulla Luna. La NASA invia l'astronave InSight su Marte per scavare in profondità. Ma che diavolo, vogliono liberarsi della missione lunare per inviare questa navicella su Marte che non si può vedere? Pertanto continuano la loro menzogna e la narrazione che possiamo andare su Marte perché siamo già stati sulla Luna. Perché preoccuparsi della Luna? Non sono in grado di andare sulla Luna. Tutto quello che dovete comprendere è: ma che accidenti sta facendo la NASA? Quello che stanno facendo è che ci mostrano pianeti e missioni che non possiamo vedere, così per prenderci in giro col loro programma. Vogliono raccontarci che ci sono altre forme di vita su altri pianeti, per farci credere in questo programma di alieni e farci felicemente credere che sono in grado di andare su Marte. Non mostrano alcuna prova che sono in grado di atterrare ovunque, oltre che sulla Terra. Perché, come ho continuato a dire prima, tutto quello che devono fare è atterrare sulla Luna, dove possiamo prendere il nostro superpotente telescopio e vederli compiere le missioni sulla Luna. Possiamo essere là con loro, vedere ciò che fanno, perché lo fanno. Ma non ci vogliono là con loro, perché non facciamo parte del gioco, non siamo uno di loro. Non siamo là per continuare a propagandare la menzogna. Pertanto, il solo che può essere coinvolto è colui che disprezza la verità. Quindi, se non ti piace la verità e ami le menzogne e gli inganni, ma candidati alla NASA. Tutto quello che hanno sono immagini in CGI. Vi mostro un paio di cose. Prendono i soldi delle tasse, gironzolano in giro e non fanno nulla. Non vogliono che li vediate al lavoro, non vogliono che li vediate al lavoro perché non c'è alcun lavoro da fare. È tutto un trucco, un'illusione.
Loro sono illusionisti. In un attimo la NASA ha lanciato il Lander Mars Insight dalla California anziché da Cape Canaveral in Florida. È stata la prima missione interplanetaria partita dalla costa est che ha attirato la folla prima dell'alba alla base aerea di Vandenberg e gli osservatori di missili lungo la costa californiana verso Bahia. Il veicolo spaziale impiegherà più di 6 mesi per raggiungere Marte e iniziare i suoi scavi geologici senza precedenti, percorrendo 300 milioni di miglia, 485 milioni di chilometri per arrivare là. Ma che diavolo! Prendono i soldi delle tasse per inviare qualcosa che viaggia per 485 milioni di chilometri per arrivare là quando la Luna richiederebbe 3 giorni, forse una settimana per arrivare là, solo 384.000 chilometri, perché diavolo? Nel link sotto hanno postato questo articolo e l'altro. Fatemi sapere che pensate. Alla prossima, un saluto.